incontro che mi sta molto a cuore, perché è la prima volta che vedo i giovani della diocesi di Brescia e vorrei con loro parlare del sinodo e soprattutto di come noi ci prepariamo al sinodo, un percorso di avvicinamento che avrà la forma dell'ascolto dei giovani. Vorrei porre a loro questa domanda: come possiamo insieme ascoltare i giovani? Perché sono convinto che ad ascoltare i giovani devono essere i giovani, noi un po' nelle retrovie, ecco, ma i protagonisti sono loro.